Francesco Caputo, detto Ciccio, classe 1987, è una storia fantastica. È una storia fantastica perché ha solo 16 anni quando sta per dare l'addio al calcio. Lo sta per fare perché l'amaro in bocca è troppo per un Grosseto che non se la sente di puntare fino in fondo su di lui e decide di non tesserare un ragazzo di 16 anni. Lui pertanto ci rimane male e dice: piuttosto di tornare in prima categoria, smetto di giocare a calcio, vado a fare il muratore con mio padre. Allora che interviene Onofrio Colasuonno, all'epoca allenatore della squadra, che va da Francesco e gli dice: senti Ciccio, non mollare, sei forte, sono sicuro che se farai bene altre occasioni arriveranno. E così gli fa cambiare idea. E così quell'anno Ciccio Caputo porta in promozione il Toretto a suon di gol. Fantastico. Lui però fa addirittura un doppio salto di categoria, perché la sua squadra arriva sì in promozione, ma lui finisce all'Altamura, in eccellenza. Altra grande annata, e su di lui decide di puntare il Noi Cattaro in C2. Doveva essere la quarta scelta come punta. In poche partite si imporrà come titolare assoluto. Andiamo avanti, 2008. Arriva la chiamata del Bari che lo porta in Serie B e lo fa esordire. Il Bari vince il campionato e lui si toglie dalla scarpa un sassolino enorme. Segna una tripletta proprio a quel Grosseto che non aveva finito di credere in lui. Stagione seguente, 2008-2009, Bari in Serie A, lui viene ceduto in prestito alla Salernitana, con cui continuerà a giocare in Serie B, e da allora giocherà tanto in Serie B, segnando tanto e cambiando diverse squadre. Oltre a Bari e Salernitana, arriveranno Siena, Virtus Entella, per poi arrivare all'Empoli, dove comporrà una super coppia d'attacco con Alfredo Donnarumma e col quale in seguito andrà a raggiungere la promozione in Serie A. Quest'anno ha giocato nel Sassuolo segnando 21 reti e imponendosi come quarto marcatore più prolifico del nostro campionato, alle spalle di Lukaku, Cristiano Ronaldo ed Immobile. Questa è la storia di Ciccio Caputo, ragazzo che dalla prima categoria è arrivato ad essere uno dei migliori attaccanti della Serie A a 33 anni. Ci insegna a credere nei nostri sogni e non smettere mai di lavorare per raggiungerli, perché un giorno, sapete, potrebbero realizzarsi. Un grazie e alla prossima.